Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi ci troviamo a fare l'unboxing di quest'altro interessante prodotto che ci è giunto in redazione, un tablet ADJ, un'azienda apparentemente straniera dal nome ma italiana dentro. La particolarità di questo tablet che adesso andremo a vedere insieme è il fatto che esso monta un processore Intel a differenza di tutti gli altri tablet attualmente sul mercato che montano CPU MediaTek, la maggior parte di questi. Snapdragon 800, Snapdragon 400 e via dicendo. Andiamo subito ad effettuare l'unboxing con il tablet. Qui il manuale di istruzioni completamente in italiano e il caricatore da 5 volte, quindi un caricatore che non sfrutta la presa micro USB e il cavo dati USB per il trasferimento e per il collegamento al computer del tablet. Mettendo da parte la scatola, analizziamo nel dettaglio quello che questo, attenzione, che questo tablet ci offre. È un tablet che abbiamo detto non è da intendere come uno di quei tablet da cui pretendere prestazioni diciamo esaltanti, però comunque non ci ha mai deluso nell'utilizzo quotidiano, tant'è che l'abbiamo provato intensamente per 15 giorni e devo dire di essere rimasto abbastanza soddisfatto. Il processore, appunto, dicevo Intel Atom, è un dual core da 1,6 GHz e la memoria RAM che monta questo dispositivo è da 1 giga DDR3. La memoria interna poi è di 16 giga con diciamo, la possibilità di espandere questa memoria tramite la micro SD. Devo dire che dichiarati sono 16 giga, ma disponibili sono poco più che 12, quindi diciamo che non ci si può lamentare per quello che riguarda la memoria interna. Per quanto riguarda poi l'aspetto riguardante il display, è un display da 10 pollici con risoluzione di 1200x800 pixel, quindi poco più che HD, è costruito interamente in plastica, quindi ciò conferisce una maggiore robustezza e resistenza agli urti. Nella parte posteriore ritroviamo una fotocamera da 2 megapixel senza flash come di consuetudine su molti altri tablet sul mercato e due altoparlanti, uno sulla sinistra e uno sulla destra che non sono molto potenti. Nella parte laterale poi troviamo il tasto di accensione e spegnimento e i tasti del volume. L'aspetto relativo poi alla connettività di questo dispositivo, dobbiamo dire che esso è dotato appunto di possibilità di espandere la memoria interna con la micro SD, di porta micro HDMI per la connessione alle TV, il jack auricolare la cui qualità dell'audio riprodotta è abbastanza buona, la porta micro USB per la connessione al computer, questa volta non per la ricarica, visto che comunque il tablet è provvisto di un jack ulteriore da 5 volt, scusate, per la ricarica tramite alimentatore esterno. Per tutte le altre informazioni non esitate a visitare la recensione completa e di conseguenza la video recensione.